guys, welcome back to YouTube channel Gila Bola. Nah, kalian pasti penasaran kan, ada kabar terbaru apa mengenai Timnas Indonesia? So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Gila Bola. Dan jangan lupa juga, klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya. Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola. Se poi spesso è più Busio a fare Ellerson, movimento interno, poi scarico Itzes, Andersen, in questo caso palla un po' pigra, poi dell'azione come in questa particolare circostanza, ma i due fanno 9 gol, 5 per Busio, 4 per Tesman. Ma poi l'emotivo, questo quasi gol segnava dal 20 gennaio contro il Cosenza. Tutt'altro. Tesman. Itzes. Joronen. Itzes. Buon palleggio questo degli altri tre. Itzes. Tesman. Itzes. Guardatela anche la capacità dei due braccetti. Vediamo come in questo caso anche in fase di non possesso a dare una mano a Cassano, quindi uno su Schier senza fallo. Pittarello, il fallo viene chiamato a Itzes e a Busio, forse per un episodio di prima. Itzes, elegante e stiloso anche nel controllo, lento per anche leadership che è riuscito a portare nonostante abbia appena 24 ore, che ha visione anche a tempi di inserimento. Sono diversi i giocatori con queste caratteristiche, utilizzata soprattutto come galleggia da questa parte, lascia lì con la suola, poi cross di Caressoni con questo colpo di tibia, praticamente Itzes andato a colpire, c'erano lui, c'era Itzes, si piazza in attesa in fase difensiva il Cittadella. Svoboda, Itzes, versione ala, palla imbucata, Soghetti, Pittarello, Carissoni, si incastra su Itzes e l'ultimo tocco peraltro anche al suo. Ellerson, Itzes. Svoboda si sbraccia e si lamenta con gli attaccanti che spesso in questo primo tempo sono finiti di fatto. Ovviamente vive anche un momento emotivamente non facile da dire, con il minuto del gol di Christian Gitkier, l'ottavo in questo campionato. La novità per quanto riguarda il Venezia: Gorini, castrati in porta, Negro Frare, coppia centrale, Carissoni da una parte, Pittarello si isola, vuole battagliare con lui Itzes, che forse lo stende. Pensava fosse per Gitkier quella palla, infatti l'ha lasciata passare. Poi Pittarello ha trattato resiste ancora l'1-0 di Gitkier, siglato su angolo Panoli. Praticamente mentalmente sente la fiducia, è uno che sa esprimersi su livelli molto. Ancora Itzes, un po' scordinato in questo caso, mette in la partita che sembra abbastanza indirizzata. Tocco finale di Itzes. Joronen. Itzes. Attacca alto Tommy Maestrelli. Colpisce volutamente Joronen Tommy Maestrello. Punizione per il Venezia con Itzes. Non mancare il posizionamento in classifica. Cittadella fa ancora giocare l'arbitro, no, è finita, al pezzo.